Eccomi qua, padre. Pressione Fornelli aiuta la banda a preparare il grande pasto. Oh, ci siamo finalmente. A Jit servono le uova. Trovale, figliolo, e sbrigati. Ok. Per l'insalata servono ortaggi per due flex in cima ai fornelli. Comunica ai Emil che preparare l'insalata mista. Le aragoste si rifiutano di entrare in pentola. Per metterle nelle pentole. Dio mio, devo ammazzare in pratica. Magari potresti aiutare quell'umano mingerlino a preparare. Ok. Allora, figliolo. Minchia, abbiamo 10 minuti. Come al solito, effettivamente. Allora, eccoti qua, vediamo che cosa hai. E aiutare i tuoi amici a finire di cucinare. E noi vi daremo una mano. Troppe voci in troppi pochi secondi. Fantastiche provviste di cibo. Merda, devo andare dall'altra parte. La mia famiglia è qui ed è questo che conta. Certo. Trova gli ingredienti che ti servono per la zuppa. Credi, fidati del tuo istinto. Allora, il mio istinto mi dice: fai saltare in aria la aragosta. Fantastico. Dio mio. Jit sta lottando con una aragosta vicina al fornello. Che spettacolo. È diventata di gomma quella aragosta. Comunque, saliamo sulla pallina. Ecco fatto. Fantastico. E ci prendiamo lo zafferano. Certo che la Francia è proprio è proprio piena di di sti insetti, Ok, morti? Perfetto, direi che se me ne rimangono due non è un problema. Dove la devo portare? Fermo. Penso che devo seguire il percorso fatto d'acqua e trappole. Oh, calmo, calmo. Da questa parte. Sopra, 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 sopra. Porca puttana, perché è così scivoloso? Calmo, calmo. Ora, sopra. Mi ciberò della tua carne stasera. Stasera mangerò carne di topo. Oh, e santo cielo. Ecco fatto. Torna qui. E saliamo di sopra con estrema calma prima che cadi di sotto di nuovo. Allora, adesso vedi che non era neanche la zona giusta e ho portato lo zafferano qui per nulla. Dai. Oh. Forza Franco, cucina. Allora, ombrellino. Dobbiamo andare da quella parte ora. Qua sopra, chi è che abbiamo? Emil con l'insalata. Chi se frega del soufflé? Il soufflé è l'ultimo dei miei problemi. No, in realtà non è vero. Ah, io pensavo che quella fosse la missione dell'insalata. Attento con quelle uova, sono fragili. Certo. E chi è passato prima di me? Calmo, calmo che qua. Calmo, ok, tieni. No, un po' più in qua. Ecco. Sì. Ma c'era mezzo chilo di guscio là dentro. Ora, mi manca solo la missione. Dai. Manca solo la missione dell'insalata. E l'insalata la dobbiamo fare da quella parte là sopra. Mi mancherebbe ancora una moneta per arrivare. Ecco, guarda, neanche a farla apposta. Per arrivare a 50. Grazie. È giusto per completismo mio. Mi urtava avere 49 monete e non 50. Ricorda, devi dirmi quando preparare l'insalata. Ecco qua. E ora l'insalata la facciamo. Vai Emil, buttati. Prendiamo anche queste monete. Vediamo come preparerà questa insalata. Eccoti questo. Che cosa ho appena visto? Che cosa è appena questo successo? Completa l'ordinazione, suona il campanello. Dov'è? Dove devo andare? Di là, ok. Oh, beh. No, ti prego, non dirmi che devo rifare tutto. Devo rifare tutto. Per... Ora, se per favore possiamo evitare di suicidarci, Remy, dobbiamo arrivare là sotto. Eccoci qua. Perfetto.
Oh. Finalmente. L'ultima cena è stata preparata e lui è stato liberato dal bagno. No! No! Che cattiveria. E immagino questa sia anche la nostra ultima fuga. Non mi piace come hanno cambiato, diciamo, la storia. Avrei preferito veramente che tenessero più o meno la storia originale, che, allora, diciamo, proprio tanto così di storia originale c'era, ma avrei preferito che avessero tenuto la vera storia, quella del film, quella proprio, ok, lui era stato licenziato perché aveva scoperto che il Linguini era il figlio di Gusto e tutte le cose, e poi entrava di nuovo nel ristorante di nascosto, tutte queste cose qua, cioè... Fatto così è pessimo. Peccato, perché a livello di gioco non è neanche orribile. Ho giocato di peggio, nonostante questo gioco abbia seri problemi tipo con le distanze. Veramente, questo gioco con le distanze non si regola, veramente. Ci sono stati dei punti in cui ho temuto per la mia sanità mentale. E cosa fa quello con la bottiglia in mano? Ho temuto per la mia sanità mentale a certi punti. Attenzione! Caspita! E niente. Ho temuto per la mia sanità mentale perché certi pezzi, veramente. Voi magari avete visto il video per quello che era, ma c'erano dei pezzi che duravano un'infinità nella registrazione originale, che ovviamente ho tagliato perché non avrebbe senso mostrarvi 200 tentativi di me che non riesco a superare un gioco del 2005. No, non è del 2005, ma poco ci manca, eh. A parte che veramente tutto questo pezzo qua rovina, a parer mio, l'enfasi finale del film. Perché adesso stiamo scappando da Skinner. Skinner è il cattivo finale del gioco. Sì, ma no, nel senso, sì, Skinner era il cattivo, ma non era, diciamo, il boss finale, nel senso... Essere un vero chef non è uno scherzo. Il boss finale sarebbe dovuto essere il critico, e avremmo dovuto creare un piatto degno del suo gusto, ovvero appunto la Ratatouille, nel senso, non c'è neanche l'oggetto del titolo del film. Cioè, abbiamo portato della carne come ultima cena. Non vorrei dirlo, nel senso, abbiamo fatto un'insalata, un cos'era, un omelette, no? Un soufflé, abbiamo detto, e un tocchettino di carne, che per carità può essere anche buono tutto quanto, ma non è la Ratatouille, non è l'oggetto del film, non è neanche il titolo. Adesso dovremmo fare un terzo, se non addirittura un quarto giro. Che tra l'altro, io sto evitando i coltelli, ma non so se mi bloccano solo la via. Adesso vediamo se rompe anche i tavoli. No, gli passa attraverso. Occhio che c'è una sedia a rotelle. Ah no, non è una sedia a rotelle, è il tavolino quello dei dolci, ok. Eccolo là, guardalo, si è visto. Lui è lì tranquillo, che probabilmente si sta ancora viaggiando nella Ratatouille, mentre tutto intorno a lui è la fine del mondo, tipo io adesso che sono rimasto bloccato per una bottiglia. Ma ti pare? Ma dai, ma neanche i frame di invincibilità. E nella fattispecie vorrei dirvi qual è stata la parte che ho dovuto rifare mille volte perché era ingiusta. È stata la prima corsa che abbiamo fatto in sto cazzo di gioco, quando stavamo correndo via nella cucina. Santo Dio, quante volte ho dovuto rifarla perché i salti in questo gioco sono sbagliati. La distanza è inesistente, va come vuole lui questo gioco. Hitbox che a volte ti ammazzano per qualche motivo e a volte ti feriscono solamente, ma... Guardalo là, che sembra un vampiro, che intorno a lui si sta distruggendo tutto e lui si gusta il suo pasto tranquillamente. Ecco, magari questo giro le bottiglie
Ecco appunto. Evitiamole. Ci riuscirò. Ora dobbiamo evitare la maledettissima zuppa. Ti prego, dimmi che non ce n'è più. Ok, la zuppa l'abbiamo superata. Io ve l'ho già detto, è per questo che odio i livelli in cui devi fuggire così alla Crash Bandicoot. Li ho sempre detestati perché non vedi che cosa c'è davanti. Non vedi cosa c'è davanti e rende il tutto dannatamente ingiusto. Ok, per fortuna posso passargli in mezzo, ma non vedo che cosa c'è sotto. Allontaniamoci un po'. Di nuovo sta zuppa! Ma quante volte devo passare per sta zuppa? Dopo questo gioco io ci credo che i bambini non mangiano zuppa. È il loro nemico giurato. Mamma mia. Guardalo che poi quando arriva a questo pezzo accelera. Per qualche motivo ha accelerato. Chiunque diceva che tutti i giochi della PS2 sono stati dei capolavori probabilmente non ha giocato alla metà dei giochi che ho giocato io, tipo questi. Non ci metto dubbio che molti giochi dell'epoca PS2 fossero stupendi. Non ci voglio proprio mettere dubbio. Ma certe robe del genere proprio no. E sono io il primo a dirlo, eh. Io mi immedesimo nel mio me stesso bambino e mi chiedo come avrei reagito io al tempo a questo gioco. Sicuramente avrei avuto le stesse reazioni di adesso, con qualche porcone in meno magari. Avrei pensato esattamente come adesso che questo gioco è ingiusto sotto molti punti di vista. Sì, vabbè, per un topo sì, manco il terremoto, ma dai. Adesso muore perché gli cade in testa. Piccolo chef. Beh, piccolo chef, sembra che per il ristorante gustosi alla fine. Apriamone un altro che si chiama Ratatouille. Il ristorante di Gusto chiuso, lo spirito di quel luogo, l'anima dell'alta cucina, sopravviverà con il Ratatouille. Perché Linguini e io comprendiamo ciò che Skinner non capirà mai. Qualcosa che Gusto ha sostenuto per tutta la vita. Chiunque può cucinare, ma solo gli impavidi possono diventare grandi cuochi. Ce l'ho fatta! Apriamo il Ratatouille, anche se non ne abbiamo parlato neanche una volta per tutto il gioco. Io sono sconvolto. Sono tristemente sconvolto. Oh, Gesù. Riconoscimenti. Madonna mia, te lo do io il riconoscimento. Vediamo i bonus almeno. Abbiamo sbloccato alcune scene della realizzazione, che comunque, vabbè, sono piccoli bonus anche carini da avere sicuramente. Il più è riuscire a trovarli però. Oddio, cos'è sta roba? Questo è tutto il disastro che abbiamo combinato adesso nell'ultima missione. Con anche la signora qua sotto. Oh! Vabbè, è stato bello finché è durato. Non voglio mentirvi. Avevo aspettative totalmente diverse e io non capisco se quello che provo è angoscia per il tipo di gioco che è adesso o tristezza per il tipo di gioco che era allora. Vi spiego. Perché questi giochi sicuramente a livello tecnico al tempo erano magnifici, non lo voglio negare. Ma è quello che mi urta, è come stravolgono la storia. Cioè, finché hai una base che è un film, io mi chiedo, ma perché non lo segui? Va bene cambiare alcune cose per aggiustare alcune parti, ma Ratatouille, non abbiamo parlato neanche una volta del Ratatouille, cioè non l'abbiamo neanche preparato come pranzo finale, come cena finale, voglio dire, che perché? Perché? Boh, magari sono io che sbaglio, ma sicuramente da bambino mi sarei fatto la stessa domanda della serie: dov'è la Ratatouille?
Quindi signori, io vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.